italiane più celebri e titolate, Milan e Inter. La partita di oggi è tra Internazionale e Bologna. Un saluto da Fabio Caresse e da Luca Marchegiani, che mi affiancherà per il commento tecnico. Un saluto Fabio a te e agli amici che ci ascoltano. Le emozioni di questa gara. Un saluto a te Fabio e a tutti i tifosi, sperando di assistere ad un grande incontro. Ecco che la rimette in area. Provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Cerca spazio. Bella palla, deve approfittarne. Sulla fascia, in profondità. C'è spazio per calciare. L'Inter sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Respinta della difesa. Riceve il passaggio De Silvestri. Allarga il gioco a destra. Ci mette l'evoluzione in fascia. Se ne va. Freuler. Tocco preciso. Occasione. Prova il tiro. E c'è il gol del Bologna. Un gran bel finale in questo primo tempo. Ed ecco un'altra rimessa laterale. E l'arbitro è libero di creare pericolo. Pallone in aria. Incornata! Il suo pallone è morbido. La palla piuttosto che intervenire in tackle. Non vogliono farsi superare con gioco. Palla dentro, c'è il gol! Il pareggio era nell'aria. Gli hanno lasciato un sacco di spazio. Errore, aggressione, palla al piede. Prova il filtrante. La conclusione. E c'è il gol del Bologna. Ed ecco il gol partita. Nella difesa avversaria. Arriva il cross di Quadrado. Può provare. Bella parata. Meglio in questa circolazione della palla. Non hanno più tanto tempo per rimediare. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Il Bologna aspetta solo il triplice fischio dell'arbitro. E passa! C'è il tiro! Tiro davvero troppo debole. Finisce così, non c'è più tempo. Una battaglia dura, appena un gol di differenza tra le due squadre, ma alla fine credo che sia un risultato meritato. La squadra aveva